pensando di candidarsi come giravoce magari? No, beh, io credo che la mia candidatura così come tale trovi difficoltà in mezzo a questo mare magnum incredibile. Non lo so, valuteremo con calma in settimana e decideremo da farsi, se appoggiare o meno del Movimento Civici o altri candidati, ma lo decideremo in settimana. L'importante è che si capisca che noi abbiamo aperto o vorremmo aprire questo nuovo modo di confrontarsi con i cittadini e cercare di sentire l'umore dei cittadini per costruire il programma per la futura città di Teramo. Al momento più Marroni che Antonetti per dare una sorta di exit poll, di appoggio? Ma anche qui è difficile, no? L'approccio con il movimento che appoggia Carlo Antonetti si è basato soltanto sulla figura del candidato sindaco Carlo Antonetti, che è una persona stimabilissima, per l'amor del cielo. Mentre l'approccio che abbiamo avuto con la Cristina Marrone si è venuto a chiedere quali sono i programmi che noi abbiamo proposto e abbiamo costruito in questi 3 anni. In fondo noi non nasciamo oggi, ma nasciamo dall'esperienza dei comitati. Poi i comitati continueranno a esistere perché noi una piccola parte si è trasformata in un movimento politico, perché credo che non bisogna far naufragare quell'esperienza. Ha dato delle risposte significative su quello che comunque noi avevamo già compreso, cioè che con le 9.500 firme affinché l'ospedale Mazzini rimanesse a Villa Mosca è una necessità condivisa dai cittadini, da 9.500 firme raccolte nel recente passato. Quindi oggi non abbiamo altro che una conferma di quello, del tutto il lavoro che noi abbiamo fatto per rappresentare la volontà di questi cittadini. Soprattutto sull'ospedale, che idea c'è? L'ospedale va sicuramente riqualificato, e se poi dobbiamo fare diciamo un ospedale per gli acuti, lo spazio per poterlo fare l'abbiamo dimostrato anche con diciamo i contatti che abbiamo avuto con la ASL, anche se in aperto contrasto, però comunque abbiamo dimostrato che si può fare anche lì, e quindi riqualificare quella zona sia dal punto di vista urbanistico con la variante nord che noi proponiamo, in modo tale da mettere in rete gli hub che sono vicini all'ospedale, quindi l'università, il carcere, lo zoo profilattico che si è collocato da quelle parti, ci sembrerebbe per Teramo la migliore soluzione. Anche la ZTL è un tema molto sentito, per quanto riguarda il centro storico la ZTL è un tema molto sentito. Sì, non c'è dubbio, ma si lega sicuramente quel fenomeno dello spopolamento della città di Teramo, perché se portiamo avanti due aspetti importanti e quindi li mettiamo in evidenza e cerchiamo di evitarlo, questo spopolamento, sicuramente poi si potrà parlare di una ZTL, perché altrimenti insomma le due cose, se non vanno insieme, no, non si raccolgono i frutti.